Sinceramente sono ancora un pochino così in difficoltà nell'analizzare la partita, perché non c'è dubbio che per 32 minuti abbiamo giocato la migliore partita della stagione, senza la minima discussione. È altrettanto vero che negli ultimi 8 minuti abbiamo giocato peggio che mai, cioè con una mollezza difensiva e con un individualismo offensivo che sinceramente mi lasciano allibito. Noi dobbiamo costruire le nostre vittorie sulla difesa e lo abbiamo fatto diverse volte quest'anno, lo avevamo fatto anche oggi, finché abbiamo applicato il piano partita con concentrazione, ma soprattutto con molta energia, con molto sforzo, con il giocatore ha fatto un grandissimo lavoro. Avevamo molte situazioni di inferiorità fisica, le abbiamo superate con lo sforzo, con i raddoppi, con l'aggressività a rimbalzo. Siamo riusciti anche a pescare molto spesso i loro punti deboli in attacco, e quando sul più 17 probabilmente abbiamo pensato che le cose erano fatte, abbiamo cominciato a concedere penetrazioni che prima non avevamo fatto e a pretendere di risolvere la complicazione, che era una complicazione relativa tutto sommato, perché dal 2017 eravamo più 11, però con soluzioni poco aggressive. Non abbiamo attaccato il canestro, non siamo andati più a cercare i falli, non abbiamo tirato da fuori con molta precipitazione, con molta fretta, e loro pian pianino si sono avvicinati fino alla fine, cui hanno finalmente anche trovato qualche tiro da tre punti, e avendo preso fiducia poi l'inerzia era cambiata, ma onestamente credo sinceramente più per colpa nostra che per merito. Verso la fine del terzo quarto ha strigliato pesantemente i suoi su una disattenzione difensiva, mi ricordo Ayrton che aveva perso Kezman. Non dico che fosse un sentore, però no, avevo avuto qualche segnale che stavamo perdendo un pochino concentrazione e intensità, purtroppo. Però voglio dire, si può perderla e si deve ritrovarla subito. Invece magari il cuscinetto di vantaggio ci ha fatto pensare che tutto sommato non era così grave, che potevamo risolvere con un canestro veloce, con un tiro così da fuori, da tre punti, affrettato. Basta guardare la statistica degli assist per vedere anche come soprattutto alla fine abbiamo giocato con un certo individualismo. Può darsi che per il fatto che non facessimo canestro avessimo smesso di far canestro, abbiamo anche perso intensità difensiva dietro. Può darsi, però non è ovviamente una giustificazione, una colpa aggiunta. Purtroppo, ripeto, quando una squadra fa 69 punti e ne fa 30 nell'ultimo quarto, le letture sono semplici. Tutto quanto di buono avevamo fatto in tutti gli aspetti del gioco, pur senza avere una percentuale di tiro particolarmente alta prima, però tutto quello che avevamo fatto bene in difesa, rimbalzo, nell'attaccarli nel pick and roll, nell'attaccarli in post basso, eccetera, poi improvvisamente abbiamo smesso di farlo, e addirittura in più di una situazione siamo stati lì a guardarci, no? Dietro comunque io credo che sia stato il problema fondamentale. Abbiamo smesso di difendere come dovevamo fare e gli abbiamo fatto prendere fiducia.